Allora, qua sempre gli stessi livelli, stiamo breccando, H4 era bullish, andremo a fillare anche l'ultima parte. Allora. Don Jones è partito di nuovo oggi, di nuovo a rialzo. Via, così. Visto. Allora, qui stiamo facendo breccia. Oddio, Don Jones è... Non è USM. US 30, giusto? Ok. Manco c'ho Sì. troppo spread. No, infatti è bello basso. Vediamo qua, hai visto questo livello qua, Zoe? Di nuovo. Ah sì, è lo stesso su cui hanno rimbalzato tutti, anche il Dow Jones, sai che sono tutti uguali, che vanno a braccetto, Sì. uguali. Infatti aspettavo che rompesse ad H1 lì per provare a prendere delle vendite a scendere, invece si è girato, allora ho detto no, ciao. Che DJ sempre lì. Gold è impraticabile, 25 punti adesso. Infatti, toglitelo dalla testa, toglitelo. Non posso. Ne ho tanti anch'io, sì. Adesso a pulire tutte le coppie che non servono a niente, tipo Audi NZD. Mamma mia. Mi vengono i brividi solo a sentire il nome. Sentire coppia Bitcoin, Litecoin. Ah no, BCH e Bitcoin Cash. BTC sull'analisi che ho mandato, non questo weekend, ma quello prima, l'ha eseguita perfettamente, però tradarlo sul CFD di Ichi Market significherebbe fare tipo 10 pips ogni 100 dollari di variazione, quindi è un po' una merda. Sono un gold semplice, faccio breccia sul tuo livello chiave, faccio break e retest, spingo di 45 punti e tanto non mi puoi tradare, vaffanculo. DJ è in un bel range, porca miseria, mamma mia se consolida lì dentro. Ma infatti non so se mettere un buy stop qua. Sto valutando un attimino. Nick, se Euraudiri viene a farti il tuo retest, io a me sputa fuori a break-even. Tu sei ancora dentro a Sì, quell'operazione. sono solo più una piccola posizione a break-even. Preghiamo Dio che non faccia il retest. Mi accontenti di... E quella M15 droppi. Anche se sta a rimanere su quella fascia di prezzo adesso. Mi piace più di tanto. Aspettiamo la chiusura H1, vediamo che si inventa. Yes.
K1 è riuscita, ha fatto il retest, quindi ha dato l'occasione di break retest, però continua a restare bullish, quindi... Sì, un po' greve, però su M30, se vedi su M30 ne sta chiudendo una bearish che potrebbe andare a rompere i minimi. Se chiude bearish, fa big fill e viene giù. La cosa che ho paura è che ha appena aperto, cioè appena aperto, da un'ora, quella H4. E potrebbe comunque continuare a pushare almeno un pochino. Non ti dico a superare la week che ha fatto adesso, perché quello secondo me è stato il retest H4. Anche lì faccio un break retest ad H4. Bello, bello. Però potrebbe fare il puto. Io devo prendere un po' di dimestichezza con Euro UD. Almeno il gold lo sai quando fa l'infame e ti fa 1000 week. Quindi aspetti. Sto aspettando solo che si abbassi lo spread, altro che... Babba via. Ma mi sa che fino a che non finisce sta cosa... GJ, cosa combini, bravuzza? Io tra poco entro su GJ. Tempo che finisce sta candela K.O. Ecco, io lì su EURUSD RAB avevo il livello proprio sotto la chiusura dei corpi di quelle candele lì, dove tu vedi il primo livello blu, dicevo, ecco lì, e quando ho dato quel test con lo spike, esatto, quando ho dato quel test lì con lo spike, io sono entrato. Adesso, quindi? No, sono entrato tipo 15 minuti prima che mi iscrivessi di startare la live. Yes. Mamma mia, non ce la faccio più, alzarmi prima mattina. No, io ormai mi sono... Ieri sono crollato alle 9, quindi adesso la sveglia tipo alle 5. Io pure ieri ho fatto 11 e mezza, sono stato alle 7 e mezza. 7 e mezza, sono 2-3 giorni che crollo tipo alle 10, 11. Io devo tornare a far così, perché qua stanotte ho dormito un cazzo di nuovo. No, io ho dovuto fare un giorno senza dormire. Così reset. Ho ripreso il ritmo. Così fai reset. Quando così è quando devi fare il reset degli orari. No. Ah, tra l'altro è vero, devo preparare la descrizione del trade, così la carico negli update. Se no la gente poi mi tira le ciabatte in testa. Quindi dice, non l'hai spiegato. Dov'è la... Ultime 2M1. Vediamo cosa combina. Adesso è il momento clou. Questo ha flippato alla grande. Se chiude lì sopra mi piace giù i picard per comprarlo. Donna, si è girato così in 2 secondi. Porca. Sì, ma il range è piccolo. Il range in cui si è girato. Ah, ha rigettato quel livello lì sulle chiusure dei corpi lì a sinistra, dove c'è quello spike lì. Sono entrato adesso su GJ. Su GJ sono entrato... No. Vediamo cosa mi combina sta figlia del puta. Vediamo sta chiusura della candela. K1. Vediamo come va a finire.
Bruce, stop l'hai messo sotto la wick? Stop l'ho messo esattamente. Ah, aspetta che trovo da prendere, lo segnalo. Fai così, fai che mandare proprio il setup diretto con il coso, così fai prima. Molto yes. Più veloce. KDJ più hai, boh, anche lui starà andando lì bullish, è già andato un fracco. La Dele bella, Continuare. Cioè, allora, sto Euro Odisha, 1, 2, 3, 4, 5 rigettazioni a M5 da quel livello, di quello che dicevo che andava a ritestare, e continua a fare l'infame. Continua Pushalo va a ritestare, si allarga lo spread, ti fa... No, vabbè, io adesso ne ho poco, non ho neanche un punto su Rudy. No, no, vabbè, non è che si muova così tanto. Però... Gold mi è arrivato a 3 punti. Giudicato ha chiuso bearish. L'inganno della cadrega lì, E ora Audi ha chiuso lì, ha chiuso bullish. Infatti se continua a spingere un po' mi sa che mi chiude fuori. Vabbè, questo è bearish. Se lo stop sopra al massimo di questo va già bene. Tra l'altro ha chiuso l'orario, ho visto adesso. Sì, è appena chiuso. Gold dovesse rompermi il livello di 64 e darmi una conferma di break e retest, proverei ad acquistarlo, anche perché se andate su M30 vedete come ha formato supporto a 57,5 e si è invertito dando il colpo per formare i massimi, adesso è lì sul livello, infatti voglio vedere se o lo rompe o niente. Stai dicendo Gold a M15? M30 lo vedi meglio. M30. Vedi su M15 si vede proprio tipo una sorta di inversione. Esatto, anche su M30. Vedi su 57,5 come si è girato bene, poi ha dato quel colpo con quella candela bullish per formare nuovi massimi. Adesso voglio vedere se questa riesce ad andare sopra 64 e da lì provare a prendere magari un break retest, se lo spread me lo concede, se no niente. Vabbè, io ho contenuto 13 punti, io dico. No, no, si è già di nuovo allargato. Mamma mia. Non capisco come... Guarda Euraudi. Guarda Euraudi. Questo. Allora, ok, GG. Rivengo. GG indecisa, non sa che cazzo fare lì, sta puttana. A me non mi piace il fatto che abbia rotto i minimi dell'M15 prima, in basso. Infatti, è abbastanza grave la situazione.
Toppi spike lì, però è buono, è buono come trade, niente da dire, però non mi piace quell'M15 lì, preferirei vendere un GVP card nel caso in cui continuasse bearish. Il card se rimane lì, ribatte contro quel supporto, magari tu aspetti il ritest e il supporto, no? Per poi... Ma di GJ stai parlando? Cioè, della resistenza, dico, di GCAD. No, in realtà no. Perché... In che senso? In che ritest? Allora, perché io ho messo tipo... AM15... Una quando, sorta così, di... quando è così, mandagli sempre la tua chart. 72... Io ho messo una resistenza su 72.660, tipo. Ok. Magari... Sì, sì, io aspetto solo che questa vada bearish. Allora, aspetta. Mi sono teso questo GJ bastardo, che cazzo fa? È pronto per andare. Mamma mia, euro di Bene bene, infatti adesso inizio a fare un po' di trailing stop appena mi rompe i minimi. Io penso questa la chiudo, tipo, se me li fa 10 punti. Ah, sei entrato in quell'inversione lì? Sono entrato precisamente su M5. Sono entrato un po' troppo presto, se ci fai caso ci stanno le due candele bullish prima di queste due bearish. Sono entrato sulla prima bullish, visto la terza rigettazione, chiudeva così, poi fortunatamente quell'altra me l'ha chiusa e lo stop ce l'avevo sopra a quel livello sempre M5. Nick, se vai tipo M1 vedi dove vedrai inizialmente l'impulso rialzista, quello che... andato a fare il retest fino a livello, no? Mi segui? Ovviamente. Le due candele, quelle... Quelle bullish che hanno pompato fino ai massimi. Poi vedi che il prezzo è iniziato a venire giù, ok? Sì. Poi vedi che ha di nuovo dato un colpo rialzista, però è andato a formare resistenza su quella zona che vedi... aspetta, faccio prima mandare... Sotto, diciamo, alla pushata... Esatto, avanzata. Esatto, esattamente. È andato a fare come se fosse un altro retest per poi fare la continuazione. Porco disse, guarda come ha droppato! Se rompe i minimi io metto trading stop a 76 e 145. GJ sta andando. GJ sta andando, sì. Ta puttana. Dai, dai, vai su, vai su, vai su. Stava a vedere che stava scrivendo il gruppo primo, Dino. Che diceva tipo, no, il coso dei volumi per l'azionario, basta in profit. E non parlo più. Io gli rompo sempre le balle così a Dino, gli dico, fin quando non mi porti delle prove tangibili non ti ascolto. E lui si incazza. Ok. Euraudi sta provando a spaccare i minimi, se riesce a rompere questo livello di supporto che aveva creato prima di fare il retest. Andiamo a scoprire, andiamo a scavare proprio fino in fondo. L'ultima pushata che ci fa la lower low. Pulita. Mannaggia, fa una fatica immane a rompere quei minimi. Ma io tipo dalle 6 che lo sto guardando di che... Adesso siamo nell'ora giusta, però. Infatti è quello che spero. Spero che proprio... via il buco. Guarda che al GP, vai che bel retest. Sassa, com'è andata? Tu stai tradando qualcosa o te la sei presa scialla oggi?
Papam. Te lo ricordi? Insomma, io non capisco perché quando faccio la posizione per farmi 5 pips in positivo ci metto una vita, per girarsi ci metto un secondo. Un secondo, infatti le odio quando tipo entri in una posizione, fa un po' di punti così, poi tipo ci mette magari 3 o 4 candele per farti pro... guarda come sbuca. Oh, uscito. GJ è andato. Infatti GJ io ho chiuso il primo parziale io. Bravo. Io ho chiuso senza contare commissioni a 10 punti. Io voglio fare trading stop, voglio spremerlo fino alla fine proprio. tutto niente, insomma. I presupposti, io perché apro sempre 0.01, quindi non mi posso concedere la cosa di parzializzare. Ah vabbè, ma ti dico, io adesso tipo a break even ho 1.005, quindi che senso, è molto easy, però dico, voglio proprio provare per una volta a portarlo più che riesco magari con il trailing stop fino in fondo, poi magari si gira e me lo colpisce, però sai, tipo ieri volevo tradare EURAUD in vendita, io l'ho preso in acquisto, però dopo quando mi ha dato un break retest in vendita non l'ho preso ed è andato giù tipo 150 punti tutta la giornata ed ero tipo lì bestemmie. Però capisci, con 0.01 non non posso umanamente, cioè che faccio, rischio tutto. No, infatti a quel punto lì devi fare tipo un plan più, non so come dirti, più lungo, dici? No, più severo, nel senso, vedi come ha fatto lui, entra, anche se sono solo 10 punti, dato che ha solo 1.001, chiude e via, appena avrà un po' più fondi, allora magari che riesce a aprire tipo 1.003, allora così riesce tipo a chiudere 0.02. Ridendo e scherzando, sto quasi a 10 euro, sto 8 euro adesso, di nuovo. Gang. Lo chiamavano colui che flippava gli account. Ti dà 3 euro. Ieri ho preso un paio di stop, però tutti contenuti. Infatti mi è piaciuta come cosa. Bravo. Il perché problema preso... è che non sono contenuti. Ho preso la posizione sul gold, ho fatto 12 punti. Poi ho mezzo overtradato, ne ho persi 9. Però poi ne ho fatti in altri 8, quindi voglio o non vuoi. Sono rimasto lì, poi mi sono guardato allo specchio e ho fatto... Basta, chiudi tutto, ciao. È andata così. Eccomi, io dei 10 punti giornalieri. Semmai mi faccio Asian stasera, anche se non penso reggo. No, io non ce la faccio. Ieri ho detto, magari provo a metterla live alle 9:30. Avevo già le lacrime agli occhi dal sonno. Ho detto no. EURAUD, dai, vai. Sì. Ma ormai ha fatto la lower low, quindi massimo te lo va a ritestare per continuare giù. Invece Dow Jones mi ha breccato il livello chiave di resistenza e sta pushando senza dare un minimo di retest proprio. A 22.800. EURAUD è andata alla grande. Mm-hmm. GJ è andato, io sono entrato qua, se l'M15 si chiude bullish ci ripenso. E mi sa che ci chiude bullish, sta bastarda. Però ancora lottaggio basso, sono entrato. Che faccio? Mando la chart o qualcosa fatto? Oppure. Ma ti dico, se vuoi mandarla un po' più, che hai voglia di farla un po' più seria, nel senso tipo come quella che ti sto mandando io, giusto con una spiegazione, perché sai, magari poi nel gruppo non dico che si arrabbiano, però uno come se gli stessi flexando i profitti in faccia, no? Però almeno se gli mandi tipo questa roba come ti ho mandato, gli fai vedere la spiegazione, quindi puoi dire okay, no vabbè, certo, lo spiegato, perché certo. E poi c'è Diego che si arrabbia. L'unica cosa che non capisco è perché sul trade io ho fatto 10 punti, poi vado a fare il calcolo del prezzo e me ne dà tipo 17. C'è qualcosa che non quadra.
Cioè, se tu sei andato su TradingView, hai selezionato proprio il cifrario del prezzo dove sei entrato fino a dove sei uscito? No, quello lo sto fa adesso, infatti. Ah, ok. No, perché cioè, ti dicevo, no, non farti fregare dal fatto che i punti su ROD valgono un po' meno, quindi... Ok, infatti... Quindi ti può fregare magari quello. A me all'inizio ha fregato anche quello. Infatti c'avevo un'operazione che mi stavo guardando solo il profit ed ero troppo abituato al gold e dicevo no, non posso chiudere già adesso. Invece erano già 17 punti. Tac. Allora, l'M15 chiuse bullish, io me ne esco. Ah, vedi, la metà, precisamente la metà valgo. Già. Io posiziono il trailing stop sui minimi dove ha rotto, così. Ah, a parte che non sarebbe per colpire se lo mettessi. Però la cosa dei punti gliela levo. G-CAD, uscito in tempo. G-CAD. GJ quindi sta andando, direi. Se... GJ piano piano va. Sta riscontrando abbastanza forza lì. Il primo target l'ha abbastanza raggiunto. Una ventina di punti. Comunque sta iniziando a muovere in punti in modo più normale rispetto al suo... Cioè, non più come... scorso mese. Mm-mm. Ma infatti ho notato anche io lo scorso mese, minchia, loro e DJ, puttana. Guarda le condizioni, cioè nel senso cosa stava succedendo, è normale. Cioè loro eravamo, la volatilità del loro era mostruosa. Era bellissima, non era mostruosa, era bellissima. Mamma mia, tipo danzava sul grafico. Sì, è vero, raga, quando ti tocca il livello chiave ti dà la prima conferma di inversione, formazione di supporto, H1 e bullish, è tutto bullish, bam, prendi, tempo tre candele da un minuto e hai già fatto una trentina di punti, via, parzializzazione, break even, ciao, fine. È proprio fantastico, poco da dire. Brava DJ, bon. Posto. 30 giorni di prova di TradingView. TradingView è, raga, TradingView è molto figo per tutte le cose che ti dà. Ovviamente, vabbè, a me non interessa per gli indicatori, però per la cosa del replay è veramente una roba molto figa, secondo me. Il replay? Sì, è quello che tu prendi, cancelli tipo, ne so, le ultime due settimane di prezzo, ti fai tipo le tue analisi e poi lo fai partire, e così è come una forma di backtest. Come si chiamava quel programma che usavamo per fare? Ah, sì, è più o meno simile, ok, fatto molto meglio, perché quello là che usavamo noi era una roba orrenda. Bestemmie, erano solo bestemmie. Quando andavi a cambiare time frame già ti si incriccava tutto, non funzionava. Allora, cazzo, ma perché non l'ho preso GJ io? Allora, senza che mando il grafico M1, mando M5, M15 e mi preparo la spiegazione. Anche tu, Bruno, ti sei trovato meglio quando fai la spiegazione del trade, tutto? Infatti sto preparando, chiuso tutto adesso, sto preparando quello. Bravo. Io vado a fumare e torno. Tanto noi siamo qua. Vi lascio GG. We are here. E rigettazione. Va, guarda Euro D. Va. Bam. Bam. Dava una flippata. Guarda come scava. Guarda come scava. Però strano, con tutto quel range che ce la fa, così fatica per pushare, cioè per droppare. No, vabbè, Nick, siamo ancora all'inizio di giornata, quindi...
Guarda GJ, ma perché lo troviamo a zero? Vedi Bru, devi sempre tenerti un break even come faccio io, sempre l'ultimo che provi a spremerlo fino all'ultimo, poi magari ma sì, no, però... è andato di 4 punti in più, però sono sempre 4 punti, bastarda. Io metto il trailing a 75 9. Sì, ma non ti dire, insomma, io sono entrato con poco, 0,04. Però vedi, quello 0,04 brutto lo puoi suddividere in 4 contratti diversi. Esatto, ho fatto 0,02 e 0,02 ho fatto. No, vedi, però per dirti, tu magari l'avevi suddiviso in 4 contratti, che ne so, i 3 li chiudevi, dove hai deciso di chiudere le prime posizioni, magari tipo su 4 contratti 2 li chiudevi subito. Poi mettevi break even, a un certo punto mentre spingeva chiudevi il terzo, te ne rimaneva uno, l'ultimo adesso lo lasciavi proprio a correre. Babam! Guardalo, guardalo. Vai! Training stop miss. Secure the profit, secure the bag. Mamma mia, davvero. Io ogni volta che sto per chiudere, che penso se devo o meno chiudere, mi viene in mente la voce sua che fa secure the bag. Ok. Guarda come scava, guarda come scava. Stai tranquillo, però quando scrivi sulla tastiera, non la sfondare. No, c'ho la semimeccanica. Sento un bordello, Giuseppe. Poi si stavo sbroccando perché non riuscivo a tradurre la cosa. Ah, scrive lower eye. Fatto bene, metto lower eye. Capiranno. Ci fosse uno che nel gruppo free fa una roba di spiegazione, no? Arrivano tutti... O non scrivono o non mandano niente. Allora. Va bene. Babuno. No, mi ha fatto sentire male un ragazzo l'altra volta, fa ti devi aprire il conto in sterline e tu quando lo carichi ci rimetti, però quando vai a ritirarci guadagni. Io, scusa, ma non è uguale identica come il ragionamento, non è? Mamma mia. Comunque, Bru, vedi, tipo lì dove il prezzo adesso ha rotto l'ultimo livello, quello proprio dove lì tutto dritto, vedi tu lì, magari con l'ultima posizione mettevi il trailing stop, spostavi lo stop loss lì sotto e boh, provavi a fare la continuazione. Ho voluto togliere proprio tutto, di tanto sì, no, più o meno. No, ma easy, fra, ti spiegavo solo così, magari per placarti la scimmia, così non ti fai rodere troppo dal fatto che avresti potuto prendere di più. Boh, dedichi proprio un break-even per quello. Perché ora come ora sto controllando l'avarizia in un modo mostruoso, cioè non voglio... Giusto. Non voglio il più, perché se voglio il più ogni volta, due volte, tre volte mi va bene, poi tracchete. Giusto. Infatti io per combatterlo appunto proprio nella mia testa, già quando scagliono tutti i contratti, già so che uno di quelli sarà destinato al break even, quindi o è profit oppure è zero. Vabbè, ovviamente se mi stoppa è negativo, però di sicuro non... Trailing stop colpito. Quanto ti sei portato a casa? Con quest'ultimo di punti. Aspetta. E faccio stampo direttamente. Nella spot sono 65 pips. Che comunque. Sì.
Infatti, dopo che mi stoppa break even, mi prende il trailing stop, continua a scavare. Bravo, bravo, bravo. Eccomi qua. Bella rab. GJ è rimasto lì. GCAD formando supporto. CAD JPY è sempre lì. Euroud è morto. Dove la mando? Su Slack la cosa o sul gruppo free questo qui? Fai entrambi, fai entrambi. Ok. Che target hai per Euroud, Zone? Mi ha appena preso il trailing stop. Come il trailing stop? Sta morendo. Dove l'hai messo il trailing stop? Se vai su, vai su M1 perché l'ho continuato a seguire. Allora, sai che avevo l'entrata là sopra sul livello quando ho ritestato? Bene, quando... Qua, no? No, no sopra. Ah, quella là, vai più su, su, su. Lì, esattamente lì, appena dato quell'inversione io mi sono infilato lì. Sì, sì, è vero, 7.25. E niente, il trailing stop me l'ha colpito adesso con l'ultima, non con l'ultima, con quell'inversione lì M1 di quelle due candele, ecco, io ce l'avevo sotto quel livello lì. Capito, capito. Volevo provare ad assicurarne. Sì, vabbè, più, ma però... un posto onesto per chiudere la posizione. Sì, sì, solo che mi spiacerebbe come al solito, che io so già che stasera riaggiorno le chart ed è venuto giù all'inferno. Ma diciamo che daily ne è ancora proprio tanto. È tutto pulito sulla sinistra. Cioè... Lo so, provare, se vai a vedere Zome. Cioè c'è solo questo supporto a K4. Nel senso, analisi, più che manda due link, metto entrambi... Minchia, guarda GBP. La stessa cosa, puttana, puttana, oh, dove sta andando GVP? Oh. Ah, beh, chiudesse qua sopra sarebbe crazy. Chiudesse lì sopra sarebbe meraviglioso, però tosta. Madonna, guarda che quanto hai pulito sulla sinistra. Minchia, se rompe quei massimi lì. Sì, ma il trade era GGI, proprio qua. Non so, ok, datti di aprire su M1 lì su GGI, volevo vedere come ha reagito su quel livello lì quando ha dato il break retest. Ah, eccolo lì, con quella candelona bullish. Posso dirti che ero anche entrato io, sono entrato qua e sono uscito subito dopo. Mannaggia. Stava da fuoco. Mamma mia. A meglio di MetaTrade. Per starne lontano basta chiudere MetaTrade, giusto? Ah, ma c'ho degli amici che giocano sull'azionario, Zone. Io non ci capisco un cazzo, però qualcosa mi spiegano, no? E c'ho sta amico mio impaccatissimo di soldi che mi fa vedere delle posizioni appena aperte da $800,000. What? E io faccio tipo, ok, azionario non ci capisco un cazzo, comunque sì, la guardi in percentuale in base ai contratti, le cose. Però... più dell'A io non vado, capito? Più di quello non riesco a capire. Ieri mi manda, dopo tipo due giorni che aveva aperto queste posizioni, che avrei potuto prendere anch'io, capito? Però con quali soldi? Ieri mi manda le posizioni, alcune in perdita, alcune in profit, e l'overall di tutto quanto, di tutti i trade, stava in profitto dell'1.16, l'1.60%. Che se ti vai a fare un conto su tutto quello che c'ha aperto, ha fatto tipo 10 sacchi così. Magari però, scopri tipo... che era in demo. Come? Scopri poi magari che era in demo. Ma magari.
Era quello che ti dicevo, sai, che era andato a Cupertino, tutte quelle cose lì. Mm-hmm. È finito su Forbes. No, sbagliato. Lì ho sbagliato, ho scritto supporto, ma è una resistenza, ma vaffanculo. C'è il primo punto. Puoi modificarlo su... Ah, ma sulla chart. Okay. Sulla chart. Potete eliminarlo un secondo che la... Sì, per elimina. Sto facendo già io. C'ho già eliminato. Zome. Però, tipo, una cosa del genere sull'oro, io la pagavo solo in spread. Quindi... Sì, sì, no, infatti, però era per farti vedere come è rispettato proprio al millimetro i livelli, proprio. Sì. Ma il gold, strano che non ha fatto delle spike per ritestare ancora quel livello, che di solito fa 2-3 di fila per livelli del genere. Ah, ok, perché tu eri entrato qui sopra, non l'avevo vista. Stavo... Dove? Cosa? No, stavo a vedere quella su EURAUD che non avevo capito bene dove eri entrato, però... Se vedi sulla sinistra, anche dove, non dove ho fatto l'entrata, ma più sulla sinistra, vedi il punto di reazione del livello chiave quando prima di spezzarlo è andato a toccarlo, ha fatto un'inversione tipo a fake out e poi è venuto giù. Non so se la noto, se si vede. Quella è stata molto importante, me la sono vista, ero tentato di entrare già subito mentre spezzava, però ho detto no, aspetta, fagli fare il break e retest ad H1 e poi allora entriamo. Però non hai capito che roder mentre veniva giù, continuava a venire giù e dicevo no. Anzi che non sei entrato, quello è un buon segnale. Ma più che altro perché se vedi su quelle candele che continuano a scavare a bucare non c'erano tante occasioni di entrate sicure, cioè nel senso era un continuo scendere, dove mettevo lo stop, dove prendevo il retest, era un... Che l'andavi a gambla una cosa del no, genere, no, non è fattibile. Anche perché che sia 0-1, che sia 0-10 o che sia un lotto... Vado a gamblà, vado sulla roulette. E tu sei entrato giustamente qui, sulla rigettazione dopo il retest della droppata. Yes, appena mi ha dato il retest su H1, visto che H1 iniziava a già rigettare con lo spike, ho visto, poi sono andato su M1, appena si è invertito, io lì sono entrato, stop loss di 15 punti, non avevo molto appoggio per lo stop sul grafico, però allora ho messo una quindicina di punti standard, ha tirato i colpi, ha iniziato a formare il minimi sempre più bassi e massimi sempre più bassimi, fin quando uscì. Dove stava? Sopra la candela del breakout lo stop, no? Stava a 15 punti, praticamente se vai a vedere della chart che ho mandato la spiegazione, sulla sinistra praticamente all'apertura della candela che ha rotto il livello. Ah, ok, sì, a quella del breakout, sopra. Sì, esatto. Ah sì, è l'unico appoggio fattibile. Bomba, meno male. Rispetto a Londra dell'altra volta. Oddio, come ti chiami? Luca, beh? Mm-hmm, sì. L'altra volta siamo rimasti io e lui. Zero volatilità. Sì, ma io un po' vi ho seguito, visto che c'era tutto ranging, poca roba. Poi gliel'ho detto, guarda che so io che porto stiva, non ti è normale. Io raga sto impazzendo perché continuo a incollare il link di EURAUD e mi mette quello del gold. Lo so che voglio tradare il gold, però devi stare calmo. Ok. T'hanno taggato, dimmi che non è la perfezione. Oh, DUSD. Sì, adesso infatti gli rispondo, Giovanni. Mi sembra che questi livelli di domenica abbiano funzionato abbastanza bene. Sì. Infatti sono anch'io fiero che tutti i livelli che sto prendendo sono quelli che abbiamo guardato sta domenica. Top. Sell 1000 lotti, guarda quanto sta. Esatto, che lo stop loss a Dino. No. Hai visto. 1000 lotti. A parte che sugli indici valgono, sono diversi, è il valore, però sì,
Sempre. Sì, è quello. Com'era? Sì. L'avevamo vista sta cosa. Un lotto sull'indice vale come uno 0-10 sul Forex. 0-10. Gliel'avevamo, ti ricordi che gli avevamo chiesto in diretta l'assistenza di IC Market e tipo non stavamo capendo come spiegava, a un certo punto è sbroccato e ci fa, sentite, un lotto sull'indice è come 0,10 sul Forex. Grazie, arrivederci. Non li saluti neanche. Mamma mia. Mi chiedono, è stata utile? Via, stacchi, chiudi proprio la pagina e dici vai. Basta assistenza clienti, infatti. Come quando non sapevo dello slippage. Che ci ho messo uno stop di quant'era? 10.000 pips. Ma io non avevo fatto quello. Zuma, nella chat che hai inviato, tu sei intatto dove c'è il cerchietto giallo? Io ho zero spread sul gol. Ho zero spread. Pochissimo. Come zero? Anch'io adesso. Si allarga e torna. Però stavo guardando qua, era perfetto. Non potete farmi riaprire le chart del gioco. Neanche io, infatti. Fake out M30, guarda che perfetto. Sì, sì. Vedi, spero si è già allargato. Sì, anche me. Porco si è allargato un botto, tra l'altro. 20 punti così via, del giro di un secondo. I broker l'hanno detto, hanno visto. Guarda. Che colpo. Quando c'è un sacco di liquidità ci mangiano, ci vanno proprio magnate, vedi? Cioè, il prezzo è qua, il mio spread è qua al momento, lo spread sono qua. Idem. ti mando la foto su Zoom così. Raga, bisognava entrare l'altro ieri per essere in profitto adesso. Mamma mia. Ok, finalmente il GBP sta invertendo un po'. Quando deve fare 60 punti nella direzione del trade e sei appena entrato in profitto. Comunque sì, ti dicevo Bruno, sono entrato lì nella zona del cerchio giallo quando ha dato la prima chiusura bearish, entrato, stop loss sopra e niente. Anzi, lo sai che ti dico? Ma comincio pure a spammare su Instagram la... Allora, ho visto che avevi messo la cosa di tutti che commentavano le lezioni, sì. Il gruppo, sacco figa, mo. Bravo, vedi che lo sai. Zu, ti invio una foto su WhatsApp così me lo salvo dal PC al telefono, va bene? Fai. Comunque Gold ha fatto fake out pieno, è rientrato proprio sopra. Ho visto, venga. Che cazzo io, mamma. Mamma mia, cugino. Altra volta vi cugino, mi chiamo. Ti ricordi che ti avevo detto di mio zio che comunque tradava, stava però sull'azionario e tutto quanto, no? E io avevo sempre cercato di inculcare a mio cugino il fatto di iniziare non tanto a tradare quanto a capisce qualcosa. Cioè, c'hai tuo padre che lo fa, stai sul coso, state lì, i soldi sono i vostri, voglio dire, non è così tanto sbagliato. L'altra volta mi sono brillati gli occhi quando mi chiama, mi fa, sì, effettivamente c'hai ragione, mi dovresti spiegare un po' di cose, dimmi il broker che usi, di qua, di là, spiegami come fai, come non fai. Lui si chiama Ken. Fatto Ken. Prima cosa che tanto non ti insegnerà tuo padre è il risk management. Tu cerca su Google il risk management e poi vai. Si è messo là, ma ancora mi deve scrivere, è passata una settimana, però ci sto parlando, sto a vedere. Passata una settimana, vedi che ti manda lo screenshot di una posizione in drawdown pieno. Dice, no, ma io ci ho avuto una discussione, discussione per quanto può essere una discussione, con mio zio che lui stava in drawdown di tipo su 5.000 euro di contratti. Stavo in drawdown di roba 1.000-2.000 euro. Madonna. Praticamente aveva comprato su dei massimi su un mercato che non c'aveva volatilità.
Cioè, tu vedevi dal 2016 a oggi, aveva fatto tipo 20 punti in totale, da sopra e sotto. E poi dico, ma che cazzo. Bruno, giusto per mettere girare il coltello nella piaga. E certo, faccio un po' di spam, vuole che posso. L'ho detto, devi cambiare tutto il tuo Insta, fra, devi togliere tutto. E rimodellare. Togliamo le bimbe più soldi, meno bimbe, esatto. Più soldi. Bravo, hai capito. Comunque, raga, la spiegazione del trade di Dino che ha mandato ieri su nella chat analisi di Slack è qualcosa di epico. Cioè, però. Non l'ho visto. Ha scritto, piccola idea di ciò che dovrebbe fare l'S&P 500, io inizio a cercare entrate bearish. Se rompe a rialzo, ovviamente va tutto a puttana. Ha scritto. Giovanni dice che sta cercando le vendite su GJ. E devo taggare sempre Tyler Darden. No? Che tra poco poi cambierò il nome, metterò il nome tipo della pagina del gruppo, non sarà più quello. Ah, te fai... Aspetta, quello è l'account personale tuo? Quello account personale mio è quello che segui anche tu, con il mio nome e tutto. Questo qui tecnicamente... Ah, non hai cambiato quello lì, no? No, quello che quest'estate era FCI l'ho trasformato in... Ah, ok, hai fatto Tyler Darden, ok, ok. No, pensavo avessi cambiato quello personale No. Sto guardando EURGPY che ha questo Daily Week Fill da fare che non è per niente male. Vediamo. Daily è già flippata. Dino, buongiorno. Buondì. Ecco, se questo chiudesse sotto sarebbe meraviglioso, però è lì in mezzo. GJ sta dando dei... Sarà in grado di andare bullish? C'è ancora 2 minuti. Dici un break retest per continuare? Ha tagliato la storia, Zoe. Ah, hai visto? È vero, mi è arrivata la notifica adesso. Ecco, disse. Diciamo che tutte le coppie con JPY c'hanno la daily. Bella bullish. Però è già andato sto movimento qua. Bello che è andato. Ma chi è come foto su Zoom? Chi è quello lì? Quello? Vale. Ma chi è? No, sul mio Zoom che c'è... Charlie Mang... Beh, ah... Quello okay, è coso, non è... Ah, no, ok, niente. Pensavo fosse... Come si chiama quello là? Warren Buffett. Esatto.
Hai letto nel pensiero, hai letto. Vedi un vecio. È lui. Con i soldi è solo lui. Raga, ci vediamo tra poco. Faccio un girettino con Tiago, così me lo tolgo dalle palle. Bella bru. Mi muto. Sì, sì. Oh. Anche GG. Io me vado a piano un attimo un altro caffè, mo rivengo. Sì, vai, sì. Tranquillo. È un peccato che chiude lì, chiudesse almeno qua, cazzo, perché mi piace lo short. Secondo me cade JP, spinge fino al prossimo. Al primo il weak feel. Poco ci manca ormai. Ti manca quella pushata lì per il completamento del breakdown. Sì, ma va già bene. Comunque il retest H1 l'ha dato prima. Alle 8. Ah, ecco. Abbiamo toccato supporto mensile. Dino, please, mutati solo. Thanks. Mamma mia, Raud. RGPY. Sto andando. Raud cosa sta combinando? Non lo stavo più guardando. Ah, tornato. Bene, quindi sono contento che mi abbia preso questo. Il trailing. Yes. Don Jones sfonda i massimi. Alla grande. Non dà segni di retest, manco a pagarlo. Fatto che sul Dow Jones l'ultima zona prima di rompere la struttura bearish e formarne una bullish, io c'ho il prezzo tipo a 23.600. In caso superasse quella, lì allora vedrei per una invalidazione delle vendite, una validazione per la formazione di una struttura bullish. Invece se si va a invertire lì potrebbe continuare a formare nuovi minimi poi nei prossimi giorni. Okay. Vedo difficile che possa recuperare. GG sta per flippare. I've never seen anybody do that thing you do before. Ok.
Pensi che lo rompa? Chiedevi a mezzo me? Sì, quello su G-CAD, quel livello lì. Penso perché proprio, penso di sì. È partito a sta candela così piena, senza formare dei minimi. Se avesse chiuso sotto qua avrei già shortato, però è lì sopra. Però mi piace. Aspettiamo l'apertura, vediamo cosa combina. 10 minuti. E GJ sembra dover continuare bullish, GCAD continuare bearish. Questo qua dopo il retest sta andando un po' giù. Madonna, ma un sacco di punti, 18 punti, 20, 30, ma è normale. Cioè, quanto valgono questi pips, scusa? Tipo poco più della metà. Tipo che valgono sul gold. Ah, se sul gold 10 pips sono tipo, che ne so, a un lotto sono 100 euro, su EURAUD sono tipo 60. Ok, valgono tanto di meno. Mm. Un po' tipo GVP CAD. Però il bello è che ha proprio spread su un punto volatile, quindi riesci a prendere dei movimenti. Però ovviamente c'è il compromesso del valore dei punti. Mamma mia, ma hanno fatto riscarica a Metin. Metin c'ha 30 anni quel gioco. I giochi lerci. Mamma mia, quello davvero troppo. Guarda GJ. Stavo dicendo. Qui GJ mi sa che è andato su questa pushata. Eccolo lì. Mm-mm. Rotti massimi, questo va. Mm-mm. Vedi, questo potrebbe essere il retest per continuare. Fino visto che hai messo i punti, non sono neanche così tanti di stop, uno volesse metterli sul livello. Allora, se questo livello qua viene rispettato, sempre bearish, se invece va bullish, se invece infrange questo massimo qua, possiamo pensare al bullish, ma lo scenario bearish è quello che mi piace di più. GJ, belle che andà. Nemmeno troppo. Comunque sto fine settimana insomma ci ho avuto la cosa, il fatto che non ho dormito niente, tipo hai visto che t'avevo scritto sono crollato le cose, volevo giocare su Boostabit. Infatti anch'io ero in scimmia sto weekend e ti ho scritto 2-3 volte, ho detto ehi qua, porco Giuda. Ho sbroccato più che altro perché, ma chi ha mai dormito alle 10 di sera? Chi ha mai dormito? Vedi che adesso dopo il post che mi hai taggato mi scrive Roscio. Mamma mia, l'altro Roscio, vai tutti Roscio. No, Ruscio lo rovino soltanto se gli dico che esiste Boostabit. È finito. Carica un milione in BTC. Magari il time frame più alto, questo H4 qua potrebbe aver ritestato, fare il retest, continuare bearish. Dici rigettarlo per poi spingere. Sì. Gicchetto.
Magic Head è bello incastrato. Ieri qualcuno di voi si è visto la droppata di GBP dopo la cosa di Boris? Tu, Rabbo, penso. No. È pura potenza. Qual è stata quella candela? Qual è stata? Penso che su GJ sta quel candelone lì che è venuto giù. Quello rosso, eh? Mamma mia. Ma com'è che ha detto? Io ti giuro, fondamentali li sto seguendo, ma non li sto seguendo. No, è che Boris Johnson, c'era già sta mezza notizia che era ricoverato, però dicevano solo che era ricoverato senza niente, poi è stato ufficiale che invece è ricoverato in terapia intensiva. E... Al coronavirus. Mm-mm. Già. E allora sì, ha avuto un po' di impatto. Corona. Lui che parlava dell'immunità di gregge. Mamma mia. Mm-mm. Not stonk. Poi lui pensa che comunque abbia 55-60 anni, boh, non so, comunque sicuramente a rischio un po'. Ma guarda che sono morti pure ragazzini, neonati. Sì, no, però pochi. Sì, però comunque è una possibilità, voglio dire. Se sì. Nevi a me quel culo che c'ho io, mi stronca diretto, non passo manco la terapia intensiva. Ieri leggevo che è uscito un articolo che hanno trovato una tigre tipo in uno zoo positiva al COVID. Sì, ho visto, l'hai mandato forse. Sì. È pesante, nel senso, fino a qualche settimana fa. No, gli animali sono puliti, sì, cazzo. Ma si dice gli animali, tipo i cani dovrebbero essere al sicuro, i gatti invece sono portatori possibili. Non però so. Io dico, cioè, se non se l'attaccano tramite umani, cioè c'è poco da preoccuparsi, nel senso, io porto fuori il cane e non tocco né vedo nessuno. Se ovviamente parli sì, il punto sarebbe andare, quello, tu... metti tipo che qualcuno, cioè porti il cane al parco, non lo so, c'è anche qualcuno con il suo cane, i due si annusano, cioè avessero il virus, fosse trasmissibile, poi te lo porti a casa. Sì, quello sì. No, ma io ti dico, qui neanche quello, cioè nel senso, se io vedo che c'è uno sotto col cane, o se lui vede che sto io sotto. Non viene. No, aspetta, siamo uno a un estremo e l'altro all'altro. Se i cani pare che lo capiscono, se i cani si avvicinano, oh, via qua. Se dividono subito. L'altro giorno hanno multato uno che nell'autocertificazione era venuto qui per prendere la droga e ce l'aveva scritto. Oh, ma prende l'hashish. €800 di multa. Mamma. Infatti è arrivato il bollettino che in sto weekend ne hanno multati 20.000, tipo in Italia. Ma gli sta bene, dovrebbero aumentare o fa come Putin. Però vedi, leggevo Putin, vedi, non è per dire che sono più intelligenti, però vedi che sono un attimino un po' più, cosa hanno fatto per incentivare le persone a stare a casa? Ne hanno fatti mettere tutti in ferie pagate e in più gli hanno dato degli incentivi, nel senso che se la cosa dovesse durare di più, oltre comunque alle ferie pagate, gli vengono dati forniti dei soldi allo Stato per stare in casa. Ma se lì esci di casa, vedete, carcerano. Sì, ho capito, però lo Stato ha dato, diciamo, degli incentivi alle persone per stare in casa. Cioè, noi sì, sì, non so, sì. Come dirti, dovesse durare ancora un mese, fra ci sono delle famiglie che non hanno da mangiare, eh. Ci sono già adesso. No, pensa a un anziano che già fino a prima magari arrivava fino alla fine della pensione, proprio così tirato. Cazzo fa adesso? Però è pure vero che non cioè, stando a casa, che consumi? Pranzo, cena e colazione. Non è che c'è il paese. Mamma mia. Madonna, se sei girato. Gigi è andato al target. Mamma mia, che pushata questa. Dicevo, Nick, conta che magari ci sono bollette, robe varie, in più magari in una famiglia sono in 4-5 che devono mangiare, magari sono solo il padre che portava a casa il pane e lì è dura. Sì, quello sì. So di un sacco di persone che magari stanno in disoccupazione per sto motivo o addirittura in cassa integrazione, però capito,
Non la vedo, sì, come dici te, è giusto, nel senso quello non può lavorare, come ti porta da mangiare a casa, come fa a campa. Però è pure vero che... devono dare i soldi, boh, se la persona è a casa perché ha perso il lavoro, boh, gli vengono forniti quei 600, 700, sto dicendo di dargli lo stipendio pieno, ma già magari quei 600, 700, magari a lui e alla moglie, già è una cosa, però... Quelli con la disoccupazione li prendono. Ma quelli vengono dati, non capisco il problema quale sia. Vengono dati, però tipo la mia vicina lavora all'Inps, hanno detto che sono nel casino più totale perché i siti sono in crash, non riescono, cioè proprio la burocrazia gli sta mettendo i bastoni tra le ruote, quando in un'emergenza del genere penso che debbano fare tagliare un po' di burocrazia in più e fare le robe. Ma quello è per fargli, cioè se dovrebbero dare una svegliata più che altro gli italiani per sto motivo, perché se non funziona adesso non funzionava manco prima, non è perché c'è il coronavirus che non funziona, capito? Però adesso sono tutti lì, dico per dirti, inscimmiati che vogliono sti soldi, quindi immagino ci saranno code fuori dall'Inps, un traffico nel sito che è incredibile, infatti la mia vicina fa che provava ad accedere e non riusciva perché è andato in crash totale. Un scandalo c'è stato, che l'Inps aveva detto chiunque tipo abbia bisogno di sti soldi una cosa doveva fare la richiesta sul sito dell'Inps. Sì. E tipo i primi giorni è andato totalmente in crash, il secondo giorno non mi ricordo chi, mi pare la Meloni, aveva fatto una dichiarazione che chi aveva dichiarato il falso per ricevere sti soldi e incorreva in sanzioni penali, cioè te facevi il carcere da 1 a 3 anni per aver dichiarato il falso e infatti, caso strano, non ti dico si sono ripresi al 1000 per 1000, però si sono ripresi i siti dell'Inps, capisci? Il problema è che ci vanno magna lo stesso, cioè c'è sta gente non esatto. Si fa manco un po' schifo, capisci? Quello è un problema. Però vedi, cioè non è, adesso non è per dire una cosa, però siamo nel 2020, perché devi fare andare uno su un sito? Tanto tengono traccia di tutti i nostri conti, delle nostre spese, sanno chi ha diritto a questi soldi o meno. Boh, glieli versi direttamente sul conto. Non è che il problema far la coda, che... la coda gli deve andare a far fare. Ma in Italia lavorano un sacco a nero. Okay? Esatto, ma sì, ma... Fettutela sta cosa, anche se lavori in nero, devono averci comunque una certa tracciabilità sulla persona, no? Io per dirti, ho sempre lavorato a nero la maggior parte del tempo, è quasi normale come cosa per me essere assunto in nero piuttosto che col contratto, anzi è quasi meglio da una parte. Ovviamente non è che il governo non le sa ste cose, lì hanno cercato di trovare appunto sto modo un po' per cioccarli, un po' per tutelarli, ma comunque sono sempre, cioè, capito? Sono sempre persone. Il brutto non è tanto quello, è quanto quelli che ci marciano nel vero senso della parola. Cioè a me che tu te vuoi venire a PIA, oltre magari al reddito di cittadinanza, devi pure il coso dell'Inps muover coronavirus e cerchi tutti gli espedienti per fare i soldi, meriti davvero di beccarti il coronavirus e spendere in medicina tutti quei soldi. Cioè non c'ha proprio senso, non c'è collaborazione, niente, non può funzionare davvero così una società, dai. Indici pompano verso i massimi proprio, senza fermarsi. Neanche un retest. Gold pusha, tutto che pusha. Se entro con 15 lotti valgono di più i punti. Sì. Ma io ho caduto. È il peggio, è il peggio. L'altra volta stavo per mandare una foto, una ha pubblicato tutto, io uno di quei trader guru che ti seguono, no? Mm-hmm. Ha pubblicato lo screen del conto real con le posizioni aperte, zone tipo un punto, due punti che si vedevano. Mamma. Tolotti un punto. Io stavo lì, porco dis, metto a fare io il trader guru, posso fare il 1000% in un giorno,
dammi 2000 euro e ti faccio seguire il mio corso. Che poi ormai la cosa del conto Real, sai che loro spostano la finestrella per far vedere Real, non dico che ormai è falsificabile, però tipo già c'è un broker che conosco, si chiama Forex Kiev, qualcosa del genere, che il suo conto demo è segnato come Real, quindi... Cioè, ah. Già lì dici, vabbè. C'è qualcosa che non quadra. Esatto. Allora, io ho fatto un ingresso su GBPK e stava a 5 punti, stavo settando un attimo i take profit vari. Io guardavo Gold che intanto mi ha dato altri due setup, uno inversione, una break retest perfetti, ma ovviamente tanto non li posso prendere. Ah, te li mando, però guarda che roba, cioè. Boh. Sono curioso di vedermi lo spread adesso. Ma è... Meno di prima, eh? Meno di prima, ma è intradabile. No, non è effettivo. Non puoi aprire un lotto e partire già con meno 150 euro, non è sano. Tanto questi li prendiamo noi, poi fai il trade. Dove l'hai mandati? Su... Te la sto inviando. Ah, ok. Sì, te la mando in privata, che tanto è una roba... Era il GBPK, posso partire... Ieri era un minimo tradabile, io ho avuto un massimo di 10-15 punti, però una volta che stavo già in profit e tutto il resto, se no ho mantenuto 4-5 punti di spread ieri. Hai visto che entrate erano lì? Allora, io potrei uscire a break even su GBPK, adesso valuto. Secondo me potrebbe dare ancora un pelino di retest sul livello, perché la candela prima, come hai messo anche tu lì ad H1, ha rotto i massimi e poi andare a fare weak fill e se continuare. Gicchetto? Sì. Guarda Gold come lo fa apposta, che mi abbassa lo spread a un punto. Entra! GPK sta morì un belino. Questo cos'è? H1? M30 Gigi lì. No, io dicevo GCAD. GCAD sarebbe stato da H1, sì. Cioè sarebbe da H1. Allora, il mio stop è sotto quel minimo, quindi se ci va, amen, pazienza. Non me lo tiene, sta solo raccogliendo, vedi, per fare un po' di spike e poi fare weak fill inizialmente e poi sfondare. Posso vederlo a M5 questo, col setup che c'è lì? Sto a 8 punti adesso. Not bad. 6, 9, 10. Weak fill ci siamo. Sì, però è un bastardo, perché c'ho lo spread che si allarga, c'ho 4 punti di spread, no, 3 punti di spread, fanculo, bastardo. L'unico problema sarebbe quello l'M30 bearish, anche un bel problemuzzo. Però magari H1 non mi dispiaceva affatto. Dobbiamo chiedere aiuto a Ergallina. Ergallina, mi ricordi che ti mandavo proprio il punto preciso? Qua, droppa. Droppa. Nelle foto su Instagram, tutto scoppiato. Madonna, Gigi. Buon ingresso anche questo H1, Gigi. Io penso di muovermi a break even. Fuori vengo.
Io se lo spread su gold continua a rimanermi a 4 punti come adesso, ma il problema è che, cioè, io lo stavo guardando, infatti, però, cioè, se entro il trade e poi mi spara 20 punti di spread, cosa faccio? Sono 20 punti negativo. Eh no, no, ti chiude già subito. Appena metti, appena inserisci lo stop loss, appena si allarga, pum, posizione già subito chiusa. Cioè, mi sembra zio cane. Sì, sì. No, no, infatti è crazy, crazy. Odio questa cosa, veramente, sto troppo male. Zome soffre. Mamma, fra, no, te lo giuro, non voi non potete capire proprio, non potete capire. Vabbè, sì, sì, certo. Eurauda clamorosamente rallentato. Sì, infatti se guardi sui time frame un po' più bassi c'è un consolidamento mostruoso proprio. Ecco, abbiamo parlato forse. Forse abbiamo parlato. Ok, posto. Ok, GCAD è andato. Io chiudo già qualcosina, anzi no, aspetto ancora un pelino. Però sono safe a break even. Vediamo se anche tu hai la mia stessa maledizione, quindi te la racconto. Ho fatto un patto con il mercato che mi ha detto vuoi approfittare bene. Me l'hai detto. Ogni volta che esci, io do il colpo poi. Dopo mi vado a prendere l'ovo de Pasqua. Onesto. Sì. Sto trovando un po' di difficoltà con la zona M15 qua. Mm-mm. Però c'è, questa settimana ho deciso di GJ di lasciarlo. Come on, GP CAD. Come on, 13 punti, 15 punti. Arrivo. 15 punti. Chiuso. Chiuso GBP CAD, 15 punti, ottimo. Allora, il trade era l'H1 bullish, questo H1 che ha formato la wick in basso, poi il wick fill di questo H1. Ad M30 c'era quella bearish, che però non era sotto alcun livello, M15, così con lo stop al di sotto dell'M15. E ora, come ora che l'ho chiuso, è pronto per andare. Io ho chiuso 15 punti. È pronto per fillare tutta questa zona. Sei ancora con qualche break even? No, perché sono malato. Stacca. Sì, stacca. Ma poi mi ha fatto troppo incazzare GJ prima. Adesso non ho parlato finché non ho preso nessun'altra posizione, però cioè, te l'ho detto prima, frate. Sì, sì. Sono entrato qua e sono uscito qua, capito? Cioè... Ti faccio vedere anche l'M1. Sono entrato sulla prima M1 bullish di breakout. Quando questa M1 ha chiuso bearish, ho chiuso il trade. No. Perché ho detto, non voglio che mi ritracci subito. E l'ho chiuso esattamente qua. Bruno poteva tenere i break even a quest'ora. C'aveva ancora qualcosa che corre. Ma Bruno ha fatto un ottimo trade. Appena ha chiuso tanti, è stato bravo. Mi è piaciuto. Oh, meno male che ho pigliato sto trade buono. Diamo lo stop al break even, giusto per visualizzare se continua bullish, però non è male. Più che altro non è male l'H4 che ha fatto supporto, questa che dovrebbe fare breccia. Quello che mi ha fatto chiudere le posizioni era questa resistenza M15, che qua è andato ed è stato rigettato, e qui è andato, sta rigettando un pelino. Però quella io la vedo come una formazione semplicemente che sta caricando per sfondare poi i massimi. E di come, sì, come se avesse dato impulso. Però sicuramente se uno entra il trade qua, qui deve pensare di chiudere qualcosa. Certo, qui certo, è arrivato certo. E ha rigettato, qui è arrivato ed è arrivato fin là. Poi adesso buono, perché l'H1 dovrebbe continuare bullish. L'unica altra cosa che mi ha fatto chiudere il trade è che ti ho detto, c'ho sti 3/4 punti di spread costanti. Quindi appena metto il break even ho già capito, ho già il mostro dietro la testa che mi dice che mi becca lo stop loss subito. Perché guarda lì, tipo adesso che non sa, cioè adesso io sono fuori da tutto. Però veramente mi basta un momento in cui mi allarga lo spread, adesso qua ha toccato 5 punti e 9.
Io con 4 sarei già stato bello a rischio, diciamo. Avere lo spread, raga, uno all'inizio non ci pensa, ma è una roba che fa proprio la differenza, cioè dà proprio fastidio quando devi fare l'operazione. Poi Euro AUD, che lo abbiamo, quando era qua, lo abbiamo cissato e lui ci ha sentito. Tanto sapeva che ero fuori, quindi ha detto, cazzo me ne frega, io continuo. Sì, ma infatti Gicade, guarda, frate, se non... Se io sto solo pregando che torni qua una volta. Ti prego, tornaci una volta. No. No, fra, guarda. Ah, no, fra. Oh, fra. Lo sapevo, perché guarda qua. Guarda che spazio che c'è qua. Te l'ho detto, fra, è andato semplicemente a raccogliere e adesso, bam, fa breccia e sfonda. Madonna. Livellino preciso, eh? Gang, come quello di ieri su GJ. Quando no, quello là era assurdo, fra, perché qua vedi, almeno qua si vede, oh cazzo, una sola posizione. Era fin qua. Almeno qua si vede che è andato un po' oltre, capito? Anche no, non è preciso, vedi che, non and... vedi che c'è quel millimetro fuori. Sì, comunque zio porco, maiale, cane, ladro, schifoso. Adesso me ne sono uscito un po' più di due di parolacce, però sono tutte giustificate. Eh beh, sì, frate, take profit. No, certo. Dai, ne ho chiusi 15, ne potevo chiudere 30, facevo il doppio. Ero sull'FTMO e ci avevo 8 lotti. Infatti, per quello ho chiuso. È andato, sta rompendo il massimo, minchia, frate. Che cazzo di rosicheria. Rieccoci, ho perché ero rilasciato da Zoom. Abbiamo stuprato GVP CAD da qua. Ah, con la fine è andata a target. Sì, però... Ah, ok, c'eri ancora, infatti, stavo dicendo. Io sono jumpato via su questo livello qua. E adesso lui è pronto per mirrorare tutta questa candela e fare... Fare un bel supporto daily dopo aver rigettato questo livello. Domani andiamo a ritestare questa zona daily e andiamo tutto bullish. E si vola 130. Ma finalmente c'è del trend, perché vedi, settimana scorsa quando io e te bestemmiavamo eravamo qua in mezzo, capito? Sì, qua in mezzo a bestemmiare. Sia porco. Tanto Gold è lì che mi chiama, mi dice, lo vuoi lo spread basso? Me lo fa vedere, dice, entra, tac, e poi lo allarga, tac, e lo allarga. Prova. Comunque, GJ è crazy, ragazzi, adesso al trading, perché poi l'abbiamo chiamato in live in 18 modi diversi. E... crazy, ha fatto tutto il range, perché uno quando entra... Match point? 70, uno quando entra così cosa dice? Primo target, mi piglio magari sto weak feel, capito? Giustamente, sì. Quando va su una ventina di punti va benissimo pigliarsi il profit, ma se qua si teneva un break even, ha fillato la seconda resistenza che sarebbe stato il secondo target. Anzi, per me sarebbe stato questa week qua, prima ancora, perché poteva essere rigettata. Gicado, ormai ho paura ad aprirlo, non voglio più vederlo, non voglio proprio più guardare, pezzo di merda. Guarda Euraudi, guardate Euraudi. È morto? No. Sta andando all'inferno. Crazy bitch. Dio! Manca poco il target, eh. Ma il target era bello onesto, perché io te l'ho segnato all'inizio, guarda qua. Era bello puro. Se vai ad M1, qua su EURAUD, faccio vedere, cioè immagina anche a me il ROSIC dell'operazione, vai su in alto, dove avevo fatto l'entrata. Ma anche solo a parte il tuo... Aspetta che ho preso questo. Il tuo ingresso di prima che era delle 7.14... Là. Questo. Eccolo lì, no. Esatto. Vedi, io già ho chiuso, Esatto, qui ne eri ancora dentro. Io ho chiuso lì quando ha dato quel colpo che ha spezzato quel livello, quello sotto grigio, non quello, quello dopo. Ecco, lì ho chiuso la maggior parte e poi me lo sono visto continuare ad andare, quindi... Il problema è che è difficile far correre le vincite, perché se uno facesse correre le vincite, cioè... Sarebbero qua 80 punti, GCAD sarebbero 35 punti. GJ 70 punti. Infatti, detto, per risolvere quel problema proprio ne dedico uno di questi che serve solo a quello. Per andare a provare a raccogliere di più.
Maronna, che rosicamente giudicate. Non si ferma, questa biccia non si ferma. Bicernic. E comunque un bel chase, perché su questo M30 bearish in tanti sarebbero stati, non so, interdetti. Stuprati, rectati. Rectati in sell. Come io all'inizio di quest'estate, quando non capivo ancora la cosa della fondamentale, entravo sul gold in vendita quando Trump twittava male contro la Cina. Direi che ho sbagliato. C'è qualcosa che non quadra. Ti ricordi, Nick, quest'estate che colpi tirava in giornata proprio? In bello il gold, bello proprio se stato il gold. Era proprio come un motociclista, era come un motociclista quando gira la manopola, bam, inizia a sgasare. Che faceva? 100-150 punti a range? Tranquillamente, sì, proprio intraday in giornata, senza problemi. E io che guardavo Ergalline dicevo, come cazzo fa a essere sempre dentro in ogni posizione? È vero che lo sto sempre. È vero, per Rabo, Ergallina sarebbe Jev. Poi ti mando la foto per lo chiamiamo Ergallina. Non capivo bene. Ti mando la foto per farti capire perché lo chiamiamo Ergallina. Allora, sto a fare una storia, poi vetaggo. Mamma mia! Dove te l'avevo mandata, Nick, la cosa di Ergallina? No. E pesa su Telegram sempre. È il poio. Poio campeador. Sa, metto una descrizione di quelle da handicappato, tipo chi c'era sa. Chi c'era lo sa. Chi c'era sa. Allora. Colmo è sparito, Dio fa. Colmo è dentro il gruppo, ma boh. Allora, ti scrivo un attimo su Telegram, che sono un brasato. Tanto io sto cercando Ergalina. Rispondi, mi va Zome. Ho trovato la foto adesso. GBPCAD. You teasing me. Mizzega, che brutto. Hai visto, Fra? Sembra un po' una gallina, gli manca solo più la pappagorgia rossa. Ma Nicolas, su Instagram, come ti chiami? Sei là. Se Zoma ha ricondiviso la mia storia, lo vedi. È vero, perché un nome è un po' complicato. Tu fa. Porco Dio. Allora, non so se me lo dici giusto, forse riesco a taggarti, perché capito che sono già nella storia. Allora, Torino, hotel, okay. Empoli. Ok. Domodossola, Imola, trattino basso, aspetta, madonna, arrivederci. Tu? Sì. Torino, Udine, tu fa, l'ho beccato, allora ecco. Ti seguo anche, chi c'era sa proprio la descrizione da più della mignotta. Chi c'era sa... La mandiamo poi sul gruppo di Telegram, così la gente si incazza e inizia a cliccare. Frate, ma ha iniziato a seguire una, si chiama Vanessa Milfona Roma. Ah, bom. Ho cliccato sul profilo, è un tratto. Stonks. Ma allora, perché... Not stonks. Ma che cazzo. Don Jones, cosa sta con me? Don Jones. SP500, sempre lì. Always there. Dino, il setup che hai mandato oggi mi ha fatto troppo scassare. Cioè, è stato... Entrata, stop loss, diretto. E lui ha fatto screen. Il demo, ti ricordi?
Quel sì, sono su Telegram, sono sulla chat di Telegram. No, ma diciamo quegli screen bellissimi di quei trade, poi col meme dell'alieno. Sì. Uno entra in vai, boom, drawdown. Aspetta, ve li mando che seguo il canale che li manda apposta, ve lo giuro. Mi fa cazzo, bellissimo ridere. Quello. Quelli mi hanno fatto... Io voglio far vedere, la ricordi, Zome, quello là in live che ha aperto senza stop loss, senza niente. Madonna. I just lost 50k. No. Quello lo volevo trovare sul profilo di... Non lo trovo più. Vabbè, sempre te l'avevo mandato su... Era troppo figo quello che entra e dice, ok, entro in acquisto perché qui c'è stata la formazione di un supporto, ha rotto i massimi così, tipo entra nel giro di 2 secondi, pianta una candela bearish che ha rotto pure la scrivania al pavimento, tipo lui lo vede... Quando non segui i fondamentali. Ha rotto pure la scrivania al pavimento. Fra, non hai capito, lui era lì, tipo dice, oh my god! Dice tipo ho perso qualcosa come tipo 10.000 euro, 10.000 dollari, così dice oh my god, inizia a piangere. Babba mia, che ride. Cazzo. Aspetta che mi sa che l'avevo mandata all'altro che cazzo di goduria. È interessato. Comunque GVK da una parte poraccio, t'ho pregato, che GVK torni, vanno a stoppare virtualmente, almeno mi fai stare più tranquillo. Mi fai mettere il cuore in pace. Invece questo M30 mo fa l'infame, va sopra, break retest, pum. No, sbrocco, se non lo trovo sbrocco proprio. Le zone da H4 di GJ, perfette. Io ho taggati sulla chat di Telegram, li ho mandati, quelli nuovi. Queste sono come le mie entrate di 2 anni fa, tipo. Not stone. Comunque anche oggi Zome c'ho sta cosa che quando uno vuole entrare nel coso me lo fa accettare, capito? Boh, non ho idea di come si sia messa questa impostazione. Io sono con un altro profilo, quindi non so. Ieri sì, poteva sì. Essere. Boh. Crazy man. You know, man. You know how we do it, man. Poveraccio. Che questa, scarsa. Raga, è una pagina tipo che è un canale che manda segnali e lui li manda apposta al contrario. Cioè tipo dice, che ne so, sell, dove bisogna comprare. Però lui lo dice apposta. Dice, se volete seguirmi dovete fare l'esatto contrario di quello che dico. Cioè. Andiamo a vedere Monti cosa combina. Ieri sera la faida tra Ergallina e Paul è continuata. Ah sì? Sì, sì, peggiora di giorno in giorno pure. I just lost 50k. E uno mi è uscita una cosa su Reddit. È scritto, ho appena perso 50.000 tradando e non riesco a respirare. Madonna. L'ha levato un moderatore. Cazzo, ci credo, zio porco. Eccolo lì, colui che parla British, che non riesce a capire manco se ti ci impegni. Investing stocks. Ieri sera mi sono finito la casa di carta. Mi ha fatto venire in mente sto barile. Ah, voglio. Allora, GVPK sta facendo il supporto M1 per dare la pushata per la chiusura dell'M30. Guarda. Le palle vi gioco. Guarda lì. Pam. Prima dell'M30 in chiusura. Guarda lì, guarda to the lì. Top. To the new maximum. No, non trovo più quel video. Io mi auguro solo che chiuda sotto sta resistenza, giusto per sfizio. Aspetta, può essere tra i link invece che tra i cosi. Può essere, è vero, perché è un link che poi quando lo mandi te lo apre come video. Dino ha scritto eccolo, che... Eccolo. Manda. Comunque, Dino, c'hai ragione, è l'ultima stagione e poi... Lo mando sulla chat free, lo mando. L'ho trovato subito. Me lo devo riguardare, me lo devo... Rinvia e non me lo fa mandare. Perché non me lo fa mandare? Devi copiare e incollare il link.
No. Poveraccio. Aspetta, lo scarico direttamente. Ho sentito proprio la disperazione nella sua voce. Si vede, si legge in faccia, perché mamma c'è anche... mia. Si legge proprio in faccia. Poi non ho capito su che asset stava tradando, tipo, non so se stava tradando nazionario. Ah, eccolo, è arrivato. Folle. Qua gli fa vedere il coso. Sì, sì, dice, prova, si è formato supporto, io qua voglio andare ad acquistare. Cazzo che brutto disegno, era un razzo comunque. C'è lo sticker del razzo sulla, su TradingView. Bastardo ladro. JP Khan, sei un bastardo ladro. Shit. Guarda shit. Lì. Shit. 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 Lo stesso. Shit. E qua cerca la... No! Sheep Sherrupt. Ma che cazzo di voce ha? Che voce ha? Che voce ha? Sta piangendo, avrà perso tipo 50.000 dollari in un secondo, in una candela, fra. Pesante. Mamma mia. Non lo posso immaginare. Poi quando ha visto la prima candela che gli veniva contro, ha provato ancora a sperare, ha detto ok, qua si sta formando supporto, potrebbe tenere. Bam! Pa-pam! Ah, ma insomma, anche quel video di Fundamental Pips Lord, a parte che ce ne avrà fatti 1000, immagino, però ce n'era uno vecchio che era proprio epico, cazzo. Dove apre tutto l'account sull'NFP, tipo... Is milking! I'm scared. Vedevo una candela di un minuto flippa da bullish a bearish e poi gli chiudo tutte le posizioni. Account che è andato pure in negativo con il broker. Minchia, il broker inizia a fare l'usuraio, zio cane. Cazzo. Comunque, JP Cad ha aperto la nuova facendo la wick in alto, c'è un po' di double top, ha chiuso effettivamente più in alto di questa, però poco più in alto. Non lo considero, anche perché l'H1 sta ancora andando. Vai the fucking deep. Ah, ecco, mi è arrivato adesso e mi ha iniziato a seguire. Anche quel video lì di By the Fucking Deep, anche quello fa scassare. Folle. Ma la storia, la storia me l'ha pubblicata solo adesso, zio cane. Sì, infatti mi è arrivata la notifica adesso. Chi c'era sa, minchia, che descrizione, mi sono già pentito di aver messo una descrizione del genere. Mi sono già pentito, come? Una descrizione vedi, da ciuccio. Quando metti la musica... Non mi fa ripostare. Aspetta che cazzo, che sto mandato un vocale. Mi sa che devi aggiornare WhatsApp, Zome. No, ma... Sì, WhatsApp, Instagram. Prova vocale 123, Carlo, 123. Tu, Nick, lo riesci a ripostare? Sì, io ho ripostato. Perché no io, porco? Perché no io? O ti mando un meme in privato su Telegram. Ma Simone ha mandato un'analisi. Sì. Un slacks. Allora. Dice che vorrebbe vendere perché ha toccato quella media sulla mobile. Sulla media 200. E il DAX tedesco. Andiamo a darci un occhio, giusto per sport. Bullish e bullish. Minchia, sta linea verde quando l'ho messa, in che vita. Ma diciamo che la daily può tranquillamente andare ancora bullish. Ha mandato ora l'aggiornamento che ha piazzato il setup di vendita. E lo stop ce l'avrà sopra questo H4 qui, immagino. Ah no, perché è troppo in alto. Boh, vado a vedere. Ah, ok. Madonna. Cioè, l'ho entrata, non è male.
problema è tutta la pushata che c'ha avuto. Il problema è che dal mio punto di vista, poi sa, un po' che lag, ok. E che è vero che adesso lì sta rigettando, può andare bearish, però tu cosa fai? Aspetti questo take profit qua o prendi dei profitti qua? Perché questo può tranquillamente venire giù in questa zona, formare supporto, continuare bullish. Cosa fai lì? O potrebbe ritestare quel livello lì, quello dove sta adesso, come sta a fare questo. Infatti in quella formazione di supporto mi infilerei a break even, chiuderei una parte, ciao. Perché effettivamente, vedi, guarda, sta già di nuovo... gli ha fatto un bel range long, è pure vero che ecco, guarda come ha chiuso qua, potrebbe ritestare e continua a scendere perché il range c'è. Io non sono tipo che vende dopo questo H1, poi non so bene come funziona sugli indici, ma anche solo un weak feel, anche se poi non continua bullish, un weak feel mi sembra plausibile. Poi comunque degli stra bullish, la weekly sta addirittura facendo i massimi, ecco, oddio, c'è forse questa speranza. Madonna, cosa sono quei buchi lì? Drogato. Diavolo. Ma qui c'è questo qua è sicuramente la resistenza potente, perché settimanale, dicembre 2018. Però, non so, sicuramente sarebbe stato bello comprare in questa zona qua. So soldi. Ah, Euro JPY, quindi me l'ha fatto quel Wakefield Daily. Tu sì che l'hai fatto. Lo hai proprio fatto, che era qua quando ne stavo parlando, zio porco. Però non mi ha dato punti di ingresso perché quell'H1 stava già pushando. Si doveva entrare qua. Chiuso bullish a supporto, rompendo i massimi, retest con lo stop decente, perché uno stop qua sotto sarebbe stato molto decente. 15 punti, take profit a questa resistenza, 34 punti, quello che arriva dopo è bonus. Mamma mia, c'ho un dubbio esistenziale, che c'ho il ciclo del sonno totalmente a banane, quindi stanotte ho provato a dormire presto, mi sono coricato all'1, ma alle 4:30 ero ancora sveglio nel letto a girarmi. Pavettina banale. E oggi non so se andare a dormire o... No, reggi fino a... Cazzo, cioè tu sei rimasto sveglio dalle 4:30. Fai anche le 5. Perché poi è stata una cosa rognosissima, alle 5, così che ero sveglio, mi sarò addormentato alle 5:15. C'avevo la prima sveglia alle 6:30, non ho sentito la sveglia, niente, ne avevo due, 6:30, 6:45. Alle no, 7... rimani sveglio fino alle a stasera. 7, quindi... Ma infatti, secondo me anche, boh, crollerò tipo magari alle 8 di sera, 9 di sera, faccio la zona. Già è meglio rispetto magari, Devo leggere questo libro qua, che deve essere una figata, mi hanno consigliato. Così poi mi abituo a svegliarmi alle 5. Il club delle 5 del mattino, ok. Deve essere un bel libro. Immagini, ti spiega, il club delle 5 del mattino, qual è il segreto? Mettere la sveglia alle 5 del mattino. Ok. Folle. Posto, grazie. Mi hanno c'è già il libro qua. Mi ha fatto scommetti su crollo o risalita? Uno rispondendo alla mia storia. Poi gli dico, se va, de lato. Tu digli, non ti devi preoccupare, tu schiaccia sia buy che sell, poi da una parte andrà, non ti devi preoccupare. No, che poi penso il setup visivo, nel senso quello col coso rosso e verde, è la cosa più semplice da capire. Questo è piacere allo stato puro per i miei occhi. Cosa? Questo qua è proprio piacere fisico. Cazzo. Alla grande, vamonos. Boh, in questo fammi caso, vedere su M1 come si è curvato. Avessi avuto una runner l'avrei chiusa lo stesso, perché tanto lo spread me l'avrebbe pinzata, sono sicuro. Ah. Guarda lì, vedi quella chiusura fake out quando è rientrata di nuovo sotto. Sì, era, break lì. Era perfetto.
10 punti, 25. Bam, bam. Ottimo, chiudiamo Gcan. Che... questa è la mia metodologia che molti odiano, non riescono a capire. Ma è la stessa. La Zoom. È la stessa, cioè. Sì, sì, semplicemente che la eseguo su un time frame così basso che esatto, sia, a meno che tu non abbia la visione. Esatto, io sono entrato qui, ok, su questa, però sono entrato basandomi sull'H1, ok? Quando questa H1 è arrivata qua, a livello di queste week più in basso, ok? Io ho pensato è un buon momento per entrare, ok? Quando è andata giù e ha iniziato a rigettare un pelino. Penso che se andiamo a M1, esattamente. Io sono entrato subito qua, ok? Penso che anche te, se fossi dovuto entrare qua, va fatto supporto, entravi qua e mettevi lo stop qua. Perfetto. E bene o male la stessa cosa che io ho fatto ad H1. Poi l'ho messo di 15 punti, non di 5, perché ne ho 4 di spread, quindi era infattibile. Però comunque alla fine è la stessa cosa, solo una gestione dell'ingresso. Poi il bias arriva dal time frame più elevato. Esatto, esatto. Sicuro, perché Zome non è che piglia, si sveglia sull'M1, va su un grafico M1, fa zoom out, incredibile. Cioè, no, no. È solo per gli ingressi più precisi. Tra l'altro, guarda lì, la nuova M5 sta andando a fare la wick in alto e poi magari lo metto in culo e continua a bella bearish anche lei. Qui è Boris che dal lettino di ospedale sta schiacciando. Povero Boris, cerchiamo un po' qualche aggiornamento, cioè. Vediamo se la moglie ci rimane. Se ci rimane, GBP viene sotto la scrivania proprio. Ah, cazzo, vedo, cos'è? Minchia, ma come fai a fare un articolo così da figlio di puttana? Cosa ha scritto Boris Johnson? Il premier paga il conto dei suoi errori col coronavirus. No, dai, non ci credo. Ma infatti, guarda qua. Forse hanno levato già l'articolo. Che la diffamazione. Minchia, non so chi di voi. The Italian Times. Cazzo è. Qualche cosa pacchiana. Abbastanza. Al posto di fare New York Times hanno fatto l'Italian Times. Capito? Nemmeno col nome della città. Italia. Milan Times. Chi di voi si è visto negi ultimi mesi tutte le conferenze stampa della Casa Bianca così? Dovete vedere, tipo un mese e mezzo fa. Solo te, Zoma. Tipo un mese e mezzo fa c'era tutta l'amministrazione Trump dietro di lui che parlavano. Ah sì, sì, quelle sì, quelle le vedevamo insieme. Non c'è più nessuno adesso, è da solo, c'è solo più lui, il vicepresidente dietro. Beh giusto, ma che scasso quella conferenza in cui lui è ancora bello, bello, tutti. Bello bru. Quando lui ancora un po' prima del fatto che il virus arrivasse bene negli Stati Uniti ha fatto quella conferenza con i medici dove lui diceva che il virus non era un problema, non bisognava preoccuparsi, i medici inquadrati dietro avevano delle facce incredibili, sì. Delle facce assurde. Mamma mia. Oh, però, tu che dichiarazione faresti? Nick, però vedi, tenere nascosta la verità, una verità così amara, tenerla nascosta fino all'ultimo, poi ha portato a un crollo mostruoso di colpo, perché quando hanno visto... Sì, no, quello è conseguenza. Diciamo che io la cosa che ho ripetuto, secondo me, è che c'è stata un po' una gara, diciamo... a voler essere i più furbi, no? Capito? Diciamo, io non chiudo, magari sono il più furbo e non dovrò chiudere, capito? Invece è totalmente assurdo. No, gestivo abbastanza male. Poi ci sono delle cose che non ho capito, tipo, allora, nei giorni quando hanno dichiarato le emergenze, tutto quanto così, la distanza tra le persone così, alle conferenze della Casa Bianca, si stringevano la mano, stavano a mezzo centimetro uno dall'altro, toccavano il microfono, cioè, what? Minchia, è bassino, è Boris Johnson, è come me, 1,75. Pensavo fosse più grosso, non lo so. Raga, secondo me... 1,75, io l'ho alto 1,75. Sì, anch'io, sono giù di lì, però lui a vederlo mi sembrava più... Bro, hai visto GJ?
Sì, Hai visto? GJ è Porca puttana. andata alla grande, è stato un gran bel trade quello su GJ, bravo bro. Io per paura di prendere male il culo ho chiuso tutto senza lasciare un Ah, minimo, una beh. bricia. Io sono entrato e ho chiuso break even dopo 1 minuto, fai te. Ah sì? Eh già, avevo preso poi GBP CAD qua. Ah, buono. Dove? Sai che forse non c'ho neanche uno screen? No, mi sa che non l'ho fatto. Comunque ero entrato qua In acquisto? su questo supporto qua e ho chiuso qua alla prima resistenza con una quindicina di punti, poi lui ne ha dati più di 30. Buono, 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 sì. buono. Dai che stiamo papando tutti oggi. buono. We have done an incredible job. Comunque, raga, Incredibile. legando il discorso di prima, secondo me il mondo ha sbagliato in generale cioè a dicembre. Quando abbiamo visto la Cina, i primi Scusa, infetti e scusa, tutto. bro, scusa. Not stonks, comunque. Non voglio dire. Dove? Stanno spingendo gli indici? Fammi vedere Dow Jones che non me lo sono. No, beh, quello che stavamo dicendo anche Nicolas. Cioè, dopo un H1 del genere, il weak fill era al minimo. Mi spiace per Simo, però non aveva tanto senso vendere. Ah, questo è il DAX. Dar canto mio. Sì, è Mamma. quel weak fill che dicevamo che era probabile, no? Al minimo. Invece lui l'ha fatto in più push. La resistenza d'H4, cioè no, quella weakly vecchia è questa, però d'H4 è ancora più in alto. Adosco, mi sta salendo. Qua c'è questa zona qua, però è pericolosa questa zona, non mi piace. Vedi che merda che fa qua in mezzo. Qua farà la stessa merda. Madonna, Tiago, datti una calmata. Era che comprare qua, ma che ora entra la liquidità in questi indici? 6:30, 7:30, guarda che roba che ne ha. Supporto, bullish, sereno, continuazione del trend. È perfetto, è questo qua. A Tranquillissimo. livello di tecnicismi è la perfezione, perché Sì, ma tutti gli indici sono bellissimi per stiamo tutti. proprio nell'uptrend in questa zona qui e poi nel momento di più liquidità in pre-Londra forma il supporto e continua bullish tranquillamente. Paradossalmente per la mole che muovono di soldi e cosa sembra anche lento come movimento, capite? Da tutto il tempo che Ah, vede è vero, è la. vero, è vero, è un po' più, è forse un po' meno manipolato del mercato valutario. Anche perché con tutti i soldi che ci stanno di mezzo. Ma anche nel valutario, non sottovalutare, perché lì ce ne stanno ancora di più. Sicuramente non nell'indice americano, però l'indice tedesco, cioè il mercato valutario è enorme. Cosa può essere? Comunque dicevo, 5 eravamo già da miliardi. stamattina alle 5. Non ti sento più, Zoom. Ma Ecco. sta cosa la dobbiamo risolvere. Che Ma cazzo. com'è? Insomma, io adesso mi arrabbio perché qua mi ha balzato tutta la registrazione della sessione, mi sa. No, non ti sta dicendo che te la sta No, 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 convertendo. non me la sta convertendo. No. Però tu sei rimasto dentro? Io sono rimasto dentro, ma lui ha fatto il logout e poi di nuovo il login, tutto da solo, No. però l'ha fatto. A me sono un paio di volte che provo ad entrare e mi dice. Che c'è, che devo. È tutto in francese, però mi dice che mi devi accettare quando entro, una cosa del genere. Simone ha scritto che continua con il long. Sta pushando bene, speriamo continui a questo punto. Comunque, mi spiace parecchio se. Ah, il recording è ancora attivo. Quello che ti dico, spero che sia ancora quello, spero, perché A qui alla saperlo mela potevo beh, bestemmiare. io lo stoppo.